Signori, ci siamo, il consueto appuntamento di Gameslayer Corps con Dark Souls 3. Come avrete visto sicuramente dalla pagina Facebook, se c'è il suono che mi sta uccidendo. La pubblicità è bella. La pubblicità uccide. Come avrete visto, signori, è in atto la rivoluzione di Gameslayer Corps. Adesso le live dureranno, in teoria dureranno 3 ore. Speriamo, tipo, di non finire esauriti prima delle 3 ore, perché oggi... Yumiko, benvenuto in live. Oggi dovremo andare a combattere quel gran bastardo del Nameless King. Allora, raga, io su Dark Souls so giochicchiare, ok? Non sono un pro della Madonna, so giochicchiare, però il Nameless King io da solo non me lo voglio fare. Come mai sei contento? Oh, qui abbiamo le nostre anime. Quante saranno mai? Sono 16.000 anime, sul serio? Rovina più avanti. Sono contento che tu sia contento e siamo tutti contenti. Allora, signori, mi fate un in bocca al lupo. Ma sta laggando la live? Sono stato invaso? No, senti, guarda, non è proprio il momento. Ciao, Crepi. L'ho mancato malissimo. Chi le ha fatte le hitbox di sto coso? Scusate, ma io l'avevo preso. Dove sto colpendo? Qualcuno me lo dice dove sto colpendo, per favore. Let me roll at the last second. Ok, 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 ok. Ma non lo sto colpendo! Yumiko, grazie mille per lo stu! Mamma! Ti ho fatto un po' incazzare? Ma non ti ho neanche colpito ancora! Ok. Li ho colpito adesso e ho già bevuto un estus. Allora, ah, oh, puttana mammita. Pippo, grazie per il follow. Mamma. Raga, ma sono solo io o tipo non sto capendo una mazza con la videocamera? No, raga, non ce la sto facendo mai nella vita. Io non ho premuto per rialzarmi. Dovevi restare a terra, stronzo. Mi date un consiglio? Mi dite se la live lag, ragazzi, per favore. Perché a me la dà fluida, però tipo la preview di Twitch mi sta facendo impazzire. Non capisco se lagga o ci sono problemi. Fatemi dare un attimo un'occhiata. Sono un idiota. Sono un grave idiota, ragazzi. Fatemi fare un attimo un reload. Vediamo se sono io impazzito o se sta laggando davvero la live. Vediamo. Boh, non lo so. Non mi sembra laggare tanto, tanto. Però, comunque, se dovesse laggare, ditemelo in chat, per favore, please. Ok, ho buffato la spada, ho sprecato un buff, sono un idiota. Torniamo di nuovo umani, vaffanculo. Raga, io non lo voglio fare, sto boss, perché non riuscirò mai a farlo. E poi non ci sono nemmeno simboli di evocazione qua in giro, che vita di merda. Allora, andiamo avanti. Ta ta ta. Nameless King. Allora, abbiamo capito che la telecamera è fatta a cazzo di minchia di cane. Non mi hai... Ah, ok, abbiamo capito che colpirlo
È un terno allo. E la Madonna de Fatima, ma te calmi. Raga, ma è invulnerabile quando fa quell'attacco? Che è sta storia, oh? Guarda, mo si rialza di nuovo e muore. Che cazzo! Possiamo fare qualcos'altro? Un'altra zona del gioco? Non lo so. Sì, va bene, no? Io cambio falò. Allora, io non voglio farlo il nameless skin perché non riesco a farlo. Però qui potevo fare altre cose. Tu innanzitutto ti levi dal cazzo. Poi. Senti, Dragon Ball. Muori anche tu. E andiamo avanti. Allora, no, senti, ne aggriamo uno alla volta perché là ce ne sono 12. E io non voglio morire malissimo. Più di quanto sono già morto adesso. Però io magari dovrei recuperare le mie cazzo di 16.000 anime. Andiamo a recuperare le anime. Che erano qui da qualche parte. Ridammi le anime, grazie. Io da qua me ne va. Guardate quanti stronzi. Ma state scherzando? Cioè, io dovrei affrontarli tutti. Sì, perché Dark Souls, però ok, va bene. Allora. Tu sei il primo e sei già bello cicciotto. Hadouken! Rolla! Secondo me sei bello incazzoso tu, eh. Backstabbalo! Era un backstab. Vabbè, ti faccio un... Gli faccio un knockback che se lo ricorda fino a dopodomani, cazzo. Volevi? Volevate? Volevu? Io faccio così. Qualcuno lo becco sempre. Volevi? E anche tu sei morto. Droppi qualcosa? Sì, frammento di titanite. Grande però. Frammento grande di titanite. E tre sono morti. Ora c'è lui e altri due di... Ma che cazzo? Oh! Ma state scherzando? Ma va... Fangulo... Ma vaffanculo, pezzo di merda! Stronzo. Raga, tipo 10 minuti di live sto già morendo a raffica. Vorrei fare qualche altra zona, cioè questa non è proprio esattamente, diciamo... You are dead, motherfucker! Ah, è vero che ci sei anche tu, gran pezzo di merda. Beccate sto backstab. Te li sei presi i danni in the face, eh? Te li sei presi i danni nella faccia. Bit rolla, devi rollare. Lo sai fare bene, rolla. Rolla e fuggi, fuggi e rolla, rolla e fuggi, fuggi e rolla, rolla. Bevi, 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 bevi. C'hai il ciccione dietro, non c'hai il ciccio panzo dietro, ce l'hai dietro. Volevi? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. No! Mi piacciono gli oggetti in cui, tipo, i nemici non si compenetrano, ma tu sì. Ok, questa è una buona occasione per scappare. E bere. Questa l'ho sbagliata in pieno, ma proprio tanto. Volevo evocare quello! Raga, ci muoio, ci muoio, ci muoio. Mi hai impedito di evocare un tizio, pezzo di merda. Vai a fare in culo.
Dai, tu mi hai aggrato bravissimo, ma sei meraviglioso. Sei un po' più figlio di puttana di quanto non credessi, eh? Però mo muori. Tu sei andato. Allora, quanti... Ok, aggriamo prima i piccolini. Perché fai il calcio? Io non ho premuto il tasto per il calcio. Che cazzo ha fatto quello? Che cosa cazzo ha fatto quello? Stai scherzando? Minchia, qualcuno dia un Oscar ai programmatori di From Software per il peggior script mai fatto. Anche questo l'abbiamo preso. Poi andiamo avanti. Dove sono finiti tutti? Sono evaporati e io me ne vado. Ah, tornano sopra, fanno la ronda. Ma che carini, ma sai no. Sai no. No, tu sei figlio di puttana! Ce l'avrà un limite con la tua ascia di merda. Raga, non può passare le cazzo di pareti, però. Non è valido usare un'arma in quel modo. Vieni, viecce, viecce. Vaffanculo ancora un po'. E se abbiamo capito che hanno un drop più o meno fisso di frammenti grandi di titanite. Allora, ce ne sono altri di sti stronzi? Io spero che lì ci sia un drop molto importante. Allora, tu sei proprio... Vieni. Vieni. Col cazzo mi faccio beccare. Minchia, oh, ne ho uccisi non so quanti, no, non mi ucciderai tu. No. Ma proprio per l'anima del cazzo. Raga, io ne sento altri. Ma che è Pasqua? Ma You fucking kidding me, right? Di qua cosa c'è? Sento odore di morte. Via. Io il nameless skin non lo faccio, quindi... Vediamo qua. Oh, qui c'è qualcosa. Un drop. Ceneri del cercadraghi, la tizia vecchia di là sarà contenta. Vediamo cos'altro c'è qui sopra. Allora, qui non c'è una mazza. Io qui sento odore di... proprio dolore. Sento odore di dolore, ma tanto dolore. Voi siete tutti morti, vero? Fammi essere sicuro. Io credo che voi siate tutti morti.
Mi domando se... Mi domando se... Magari... Lo sapevo! Ne ero certo, è pietra del torso di drago scintillante. Posso ottenere altro? Beh, non credo che sia così semplice. No, infatti non ottengo nient'altro. E questa, se non sbaglio, se non dico una cazzata, è un oggetto che non è... Ottieni torso e ruggito del drago fino alla morte. Non so se è consumabile. Vediamo le informazioni. La seconda pietra, infusa con il potere dei draghi eterni, offerta... Ha un immenso drago, mostra i primi segni della luce nascente. Conferisce il torso e la trasformazione è irreversibile fino alla morte. Pietra del torso del drago, pietra del torso del drago scintillante. Io non avevo la testa. Pietra della testa del drago. Abbiamo, diciamo, potremmo dire che abbiamo tutto il set. Allora, io ciccio pasticcio di là lo lascerei stare per adesso perché non lo voglio fare. Lo facciamo fare a Fella perché lui è GGOP. Tanto io ho lasciato una sigaretta a metà. Perché stavo cercando di fare il re bastardo. Che cazzo è quella? No, niente. Andiamo dalla nostra cara amica. Che la... Raga, io riposo se quando... Respawno, quel segno c'è ancora, lo evoco. Ah, fuck! Fai bene a concordare, Hunter. Ci sono... È veramente stronzo il boss di sta zona e non lo riesco neanche... Tipo, a... Non riesco a fargli due colpi. Magari qui spawna qualcuno. Sarebbe positivo se trovassi un simbolino di evocazione qui da qualche parte, ma... Ora mi risiedo per l'ultima volta, vediamo se c'è nessuno. Non mi sembra. Viaggiamo fino all'altare del vincolo. E andiamo dalla nostra amica vecchietta che compra ceneri. Comunque, Hunter, benvenuto in live. Non sapevo tu fossi entrato perché non riesco a vedere le persone che stanno connesse attualmente alla stanza. Perché sono una persona fortunata. Comunque, andiamo dall'amica vecchietta. Ciao. Non sei tu la vecchietta, sei tu. Offriamogli le cenere del cerca... Santo cielo, porti cenere di grande valore, che questa cenere ti doni forza, bla 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 bla, spero che gli oggetti siano di tuo gradimento, bla, vaffanculo. Allora, cosa mi crei di interessante? Mi crei i pezzi di titanite? La titanite scintillante? No, aspetta, queste probabilmente c'erano già. Però le titanite scintillanti mi fanno un po' gola. Che altro? Questi c'erano già, questi pure, questi pure. Che cosa mi ha creato di nuovo? Non mi hai creato... No, mi hai creato queste, decisamente queste che sono molto molto comode. Allora, io farei una cosa. Stai zitta. Sono entrato esattamente 2 minuti fa, nessun problema. Ok, allora vediamo un attimo. Il nostro spadone, questo amico qui, Ciccio qua, ci fa un bel po' di danni a più 3. Per portarlo a più 4, abbiamo bisogno di quanto? Vediamo, abbiamo bisogno. Potremmo portarlo a più 4, a dire la verità. Portiamolo a più 4. In minchia quanto aumenta. Lo possiamo portare anche a più 5. E non è più potenziabile, quindi l'abbiamo portato al massimo. Fella sarà contento di saperlo. E attualmente questo fa 300 più quei che 206, questo fa 260. Questo fa più danni anche con lo scaling, però scala ad S, vaffanculo, una volta che mi porto la forza in alto c'è quest'arma. Posso usarla anche in midroll? Sul serio? Ciao, nuova arma della run, benvenuta. Posso avanzare anche di livello? Vediamo, sì. E dov'è forza? Dammi un livellino in più a forza. Lo scaling prima era intorno ai 300 e qualcosa, non ricordo malissimo.
Vediamo adesso di quanto è aumentato. Minchia, adesso questa rispetto a questa. Questa fa comunque più danni di base, ma questa c'ha uno scaling di 320 che mi porta a un totale di 580 danni. Minchia, questa fa invece 500, cioè meno. Quest'arma è tipo l'apocalisse delle armi. Andiamo a vedere tipo se possiamo, quanti danni facciamo sui nemici scemi. Le nebbie di Dark Souls, fammi passare. Sono sexy. Grazie. Vediamo un po'. Na 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 na. Ma che cazzo stai dicendo? 630 danni. Sul serio? Cioè, ma ciao. Ciaone proprio. Cioè, questa quando la porteremo forza a 50 diventerà l'arma di Cristo. Allora, io ricordo di aver fatto Gundyr il gigante, ma mi sa che non ho messo la testa sul trono. Mi sa che invece sì, l'ho messa. Vediamo. Aldrich ci manca. Allora, non vorrei essere too much spavaldo, ma potremmo provare a fare Aldrich, perché adesso siamo un po' più overpowered dell'ultima volta che ci abbiamo provato. Vediamo. No, no, no. No. Dov'è Anor Londo? Andiamo qua. Aldrich è uno di quei boss che è bellissimo, ma fa incazzare come pochi. Fa incazzare nero. Simboli di evocazione no, eh? Ce l'ho. Sono online? Sì. Non c'è nessuno. Sì. Dai, dai che facciamo Aldrich. Dai che facciamo Aldrich insieme, dai. Dai, 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 dai. Dai, dai che facciamo Aldrich. Dai, 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 dai. Questo spadone è enorme, raga. Appari, mio amico fantasma. Una connessione de merda. Una connessione de merda. Nameless One. Ciao! Andiamo! T1 senza nome. Totto to, 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 to. Che vuoi fare? Vuoi lasciare o vuoi farmartelo? Non ci credo! Non ci sto credendo! Mi stai cazzo prendendo per il culo? The fuck? No, dai, non è accaduto sul serio. Ti prego, tizio, rimetti il simbolo d'evocazione, ti rievoco, giuro ti rievoco. Ma vaffanculo, dai, rimetti il simbolo d'evocazione, io mi siedo al falò. Dai, dai, rimetti il simbolino, ti evoco. Sono pronto a farti un inchino appena arrivi. Ti prego, appari. Nameless One. Praise the sun anche a te, amico mio. Allora, adesso mi sa che starò lontano dal bordo. E mi sa che adesso lui rusherà come la merda. Gang banged. Ok,
1600 e passa di danno. Let's run. Minchia, non l'avevo mai visto col forziere. Signori, ma questo è un mimic? No, non è un mimico. Una scheggia di Estus, cazzo raga, non lo sapevo. Giuro, io non le ho mai. Mi sa che non le ho mai raccolte tutte le schegge di Estus, perché utilizzavo quelle che trovavo in New Game Plus per andare avanti. E quindi erano un po' della merda, tipo. Dai, fratello, facciamo Aldrich. Mi stai sul cazzo, zii! Dio, buono! Bevi. Bevi. Picchialo, nameless. Ok. Vitrolla! E bevi. No, raga, qua ci muoio male. Vai, tizio del sole, picchiala. Picchia il coso! C'ha un barlume di vita. Deve morire, dai. Yahoo! E abbiamo sbondato di mazzate Aldrich. Wow. Bruciano gli occhi, signori. Bruciano gli occhi. Non ricordo dove mi portava. Non me lo ricordo. Il principe di Lothric è nelle tue mani. Ok, in do cazzo mi portavi adesso? Salva la sua anima. Se per salva la sua anima intendi distruggilo, fargli del male, sì, lo farò. Ah, ma io non volevo andare qui a dirla tutta. Cioè, non me ne frega un cazzo di andare qui. Io voglio andare a ca un attimo da Aldrich. Ma ora ovviamente
Il falò non me lo avrà preso perché non l'ho attivato e io mi incazzo. Ah, non lo ha beccato, lo ha beccato. Bene, Aldrich è morto, tutti siamo più contenti, usiamo anche la sua anima, adesso vaffanculo e facciamo altri level up. Bye bye. Che dice qui? Che si tratti di qualcosa? Quindi stai attento a Drago? Dubito. Appunto. Perdita di energia più avanti. Punto 7 più avanti. Allora, qui abbiamo. Oh, ora ho capito il riferimento. Che si tratti di qualcosa, quindi stai attento a Drago. Sì, perché ovviamente lì c'è Gwyn, c'è Gwendolyn. C'è Guinevere. C'è Gwyn e lì manca appunto il Nameless King. Grazie piattaforma, saliamo sopra. Nyeee. Tuk. Allora, in Dark Soul 1, dall'altra parte avevamo. Che cazzo? Cos'è questo? È un velo? Allora, in Dark Souls 1 qui affrontavamo Ornstein e Smaug. Smaug? Smaug. Muro invisibile? No. Visioni di miscredente. Ok. Affrontavamo Lictulu. Bel nome. Affrontavamo Ornstein e Smaug e qui trovavamo. Non troverai baule più avanti. Trovavamo la tettona. Si è fatta baule. Si è fatto baule. Visioni di baule, quindi provare due mani. Anello della principessa del sole. Dov'è visione di baule? Qui non ricordo. Io mi ricordo che trovavo degli oggetti di Ornstein o di Smaug qui, ma non ricordo dove. Qui da qualche parte? Forse c'era un muro invisibile? O dall'altro lato? Non ricordo. No. Visioni di baule, quindi prova due mani. No. Non comprendo, signori. Si è fatto il baule. Ok. No, io ricordo che ci fosse un baule qui da qualche parte, dico la verità. Dalla mia prima run su Dark Souls 3. Ma ora non ricordo esattamente dove. Ricordo fosse qua sopra. Non ne sono sicuro al 100%, ma forse c'era un muro invisibile qui. Di là tutti i vari stronzi che abbiamo affrontato prima. Allora, no. Bimuro invisibile? No. Visioni di miscredente. Ma. Raga, io non mi ricordo. Ci doveva essere forse il martello di Smaug qui da qualche parte. Beh, va bene, scendo dall'altro lato e torniamo al falò. Nyeh. Tuk. Allora, torniamo all'altare del vincolo. Al vincolo dell'altare, stavo per dire. Sono molto, molto intelligente. Allora, abbiamo adesso anche Aldrich. In teoria, ci mancherebbe un boss. Uno. Cioè, diciamo, parliamone. Per finire il gioco. In teoria. Sottolineo in teoria, perché di roba da fare ce n'è ancora. Allora, andiamo qui da. Da cazzo sta Aldrich, santo delle profondità, e offriamo il tizzone. Olè. Anche tu sei tornato al tuo posto. Beh, ma che. È un teschio con il cranio mezzo maciullato e dei vermi dentro. Quasi poetico, quando uno dice c'hai la merda in testa. Non fate caso alle mie battute, per favore, sul serio, raga. Allora. Vediamo un po'.
L'anima di Aldrich ci fa la falce qui, oppure l'arco della luna oscura. Quest'arco, allora, l'arco lungo di Gwendolyn, la luna oscura, che fu lentamente divorato da Aldrich. Quest'arco dorato racchiude un grande potere magico che esprime al meglio con le frecce della luna. Per quello che mi può interessare, io l'anima la uso. Vediamo dove sta. Anima di Aldrich. Anima di Aldrich, un'anima con la rotta intrisa di potere. Usala per acquisire numerose anime, trasferisce per strada della forza. Allora, le meditazioni di Aldrich sullo smanire della fiamma ispirarono visioni di nuova era. Il dominio degli abissi marini. Sapeva che non sarebbe stato facile, ma non aveva paura. Egli avrebbe divorato egli stesso gli dèi. Vediamo quante anime ci dà. Io dico una 20.000 minimo. Fai proprio schifo, mi fai anche sbagliare sulle predizioni delle anime. Comunque, andiamo qui. Allora, per fare due level up avrei bisogno di 10.000 anime circa. Quindi io le utilizzerei, magari. Dovrei avere delle anime che danno almeno. Questa ne dovrebbe dare 20.000. Sì, appunto. Allora, io farei comunque un level up a forza e un level up a stamina, perché ne ho poca per ora. Quindi, per adesso faccio 580 danni, vediamo quanto ne faccio dopo il level up. Allora, forza. Se ne faccio due. Se ne faccio due, scatta il bonus. Mi scatta il bonus e non è male. Io faccio, farei 586, così mi fa uno, due in più a tutto. Mentre se faccio uno su forza e l'altro su qua, mi sale di un punto. Non mi conviene per un Kaiser. Vigore, non sarebbe ma. Minchia, mi conviene farlo su vigore. Continua a sostenere che la build è più ignorante. È difficile da creare. Beh, sì, effettivamente, perché la vogliamo fare bella funzionante. Destrezza non mi serve un cazzo. Io ne faccio una su vigore, così mi aumentano tutte le caratteristiche e anche il carico dell'equipaggiamento. Conferma. Fella non sarà d'accordo probabilmente, ma Fella non c'è. Ora dovrei fare. Sì, mi ha aumentato lo scaling di 2 punti, ma cioè, io vorrei comprarti un po' di queste qui, bella signorina. Grazie. Yeah. Funzionante, ma è ignorante. Beh, il fatto che sia ignorante non vuol dire che non sia funzionante. What? La persona che sposerai ti aspetta. È giunto il momento di conoscerti. Attendere nella sala della luna oscura da Norlondo. Allora, signori, io aspetto a chiedere a voi, vogliamo sposarla questa tipa o no? Diciamo che non è un matrimonio proprio convenzionale, è un matrimonio non so come poterlo dire. Quindi, non lo so, ditemi voi dalla chat, sposiamo o non sposiamo? Michelle? Perché Michelle? O Michael? No, Michael, è Michael, non è Michelle, sono scemo io, leggo proprio male. Non sposiamo, dice Rin. Niente matrimonio? Niente matrimonio. Allora, Michael, è vero, avevo paragonato a Michael Jackson, l'avevo paragonato. Meh. Sì, anche perché tipo vi abbiamo fatto vedere in una live che succede se ci sposiamo. E non è, diciamo, un happy ending, diciamo così. Tu, amico. Ovviamente tu non hai niente per me perché sei inutile come la merda. Ciao, riferimento minimo a Bloodborne. Slipped you those red eyes.
Cazzo, questo non mi ricordo dov'è. Chiave della stanza che conduce alla prigione più profonda di Lothric. Pare vi sia prigioniero uno spettro oscuro proveniente dalla terra inghiottita dall'oscurità. Fuck. Questo è di nuovo nella prigione di Irithyll. Io non ci voglio andare di nuovo là. È la zona che più detesto. Anche perché non ne sono sicuro che sia lì. Forse. Oh, ma io ho una scheggia di Estus. Andiamo a farci 13 fiasche intanto. Allora, il balletto lo potrei fare se trovassi una zona. Posso fare? No. Lo farei il balletto se avessi un'armatura tutta rossa e una zona in cui c'è la luna. Abbiamo una scheggia? No. Allora, vediamo un po'. Dove andare? Dove andare? Dove andare? Io direi che questa zona l'abbiamo fatta abbastanza bene. Anche questa. Questa è fatta troppo bene. Allora, tornare alla prigione di Irithyll non mi sembra una buona idea. Però se ho fatto Sullivan, sì, ok. Voglio provare a vedere se riesco a capire dov'è questa cazzo di prigione, questa zona, perché non me la ricordo, non mi ricordo qual è la cella, dico la verità. Quindi può essere fosse una di queste porte che non si apriva, ricordo che ce n'era una chiusa. Questa è chiusa comunque. Madonna i danni! Madonna i danni. Ah, io mi faccio una only one rush from the non so dove sto, cioè so dove sto andando, sto scherzando, però non so dove sono diretto. Ah, tizio scemo è morto. Allora, andiamo a prendere gli one shotto. Gli one fucking shotto. Mi dimentico che questa non fa l'attacco a spazzata. Vabbè, sei morto. Ok. Qui c'è una luna per fare il balletto ad Hunter. No. E lì. Oh, ma salve. Ma. Ah, ok, no, questa è la zona che ho fatto, quella che va sotto quando spawna ciccio pasticcio gigante. Stavo per buttare di sotto, però. Dai, coso blu schifoso. Dai, Gollum dei poveri, esci fuori. Ma cagato lo cazzo. Muori. Allora, dice che c'è una porta chiusa nella prigione più profonda di tutta Lothric. Io ho l'unica prigione di Lothric che conosco, tradimento più avanti. Qui ce ne sono addirittura tre. Siete davvero fastidiosi. Io, se non ricordo male, devo scendere. Perché quella zona non l'avevo esplorata bene, ma non voglio farlo.
Vediamo, vediamo, vediamo. I'm not quite sure that I must go right here, but I'm gonna go here. Allora, qui io ci ero andato. Qui mi porta nella zona del drago. Avrei potuto prendere lo shortcut, ma sono un genio del male proprio. Ah no, ma così sto facendo il giro al contrario. No, è il giro giusto. Però signori, qua ci sono le signorine, queste qua, molto incazzose, che tolgono vita. Oh! Toparatto! Che cazzo ho detto poi? Toparatto, volevo dire ratto e basta, ma va bene lo stesso. Questo cos'è? Ciao! No, ok, conosco sta zona, non ci voglio andare. Loro però vogliono essere miei amici, a quanto pare. Allora. Quante di voi sono qui? Io non ho ancora imparato, a distanza di non so quante run di Dark Souls, come si fa a non perdere vita con queste stronze? Via, 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 devo interrompere il contatto visivo. Raga, sono pericolose. Minchia, se sono pericolose. Cioè, tolgono un bordello di vita. Cioè. Albi, benvenuto in live. Allora, io vorrei provare ad attaccarle a distanza in qualche modo. Solo che mi sa che l'arco non ho abbastanza. Ce l'ho abbastanza destrezza, ma secondo me non ho le frecce. Tutte frecce della luna. Fa critico e magia, non farò un cazzo, però. Frecce del fulmine da ammazzadraghi. E io le posso usare queste. Vediamo. No, infatti non le trova perché non vanno bene. Prendiamo le frecce della luna, magari con queste faccio qualcosa. Bello fare danni pari a zero. Tu sei morta. Quante ce ne sono? Ragazzi, sono troppe. Vabbè, metto qui con calma. Vabbè, ma siete stronze però voi, eh? La smetti di togliermi vita? Bastarda. Non mi vedi, non mi puoi togliere vita. Bitrolla, bitrolla. E via questa. Grazie, Kirito. Finché mi guarda io perdo vita, io faccio così, dai, no, 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 shh. Bastarda, sei una bastarda. Sei una bastarda, sei. Recupera vita! Bitrolla via. Provo
Quante ce ne sono ancora? Una, due, tre. Poi ce ne sono altre? Non credo, ma mi sa. Ciao Albi. Ragazzi, se qualcuno ha dei consigli in chat, me li dà per favore, perché questi sono i nemici in Dark Souls 3 con i quali io ho più problemi. Non. Il tuo comando è più figo, sì. Il tuo comando è più figo perché sei. Ok, Lit, devi osare ogni tanto. Anche se in Dark Souls di solito questo significa morte. Vai, Bit! Picchiala! Inutile più avanti. Chi. Perché prendo ancora danni? Ce n'è un'altra? Puttana, io ti prendo da dietro. A che run sei? New game normale. Seconda o terza run, credo. Non so dirlo esattamente, è una brace. Bit, dov'è Fella? Fella e oggi aveva da fare. Io le facevo con l'arco, anch'io su una precedente run. Che cazzo c'è là dentro? Non voglio entrarci per ora. Oh, il set di Alva! Un bel set. Davvero un set niente male. Allora, là dentro c'era un bel po' di stronzi. Là c'erano gli stessi stronzi. Qui c'era un Mimic. E tu sei morto. Scaldi titanite che non fa mai male. Allora, da quello che ho capito dovrò affrontare un Darkrite. E se devo affrontare un Darkrite, le pozze mi servono. Sfortunatamente non ho nulla per ripristinarmi le pozze, ma. Allora, là c'è un nemico. C'è un baule, qualcosa. No, però lì c'è un nemico. Io ci andrei, ma ci andrei dopo. Mi manca Dillo. Dillo manca a tutti. È chiusa. Come dovrei fare per aprirle? Io ho iniziato oggi la quarta run per farmi ste quest. Le quest in Dark Souls sono, devo dire la verità, sono un po' bastarde alcune. Oh, qua c'erano. Perché mi puzza tanto di trappola? Ceneri. Ah, questa l'avevo presa. Stai attento a trappola. Sentivo io puzza di trappola. Vaffanculo, vaffanculo. Mi sono cagato in mano. Allora, abbiamo preso l'anello della principessa di qualcosa. No. I know how to play. Allora, abbiamo preso l'anello della principessa. Dai, riduce il consumo di PA degli incantesimi, ma diminuisce i punti vita. Sai no? Panda 4x4, benvenuto in live. Ragazzi, mi potreste dire, se magari me lo dite, perché non ho capito dove cazzo è la chiave. No. L'ho già usata? L'ho già usata? Questa, chiave della stanza che con ascensore che conduce alla prigione più profonda di Lothric. Mi potete dire dov'è? Credo faccia altro in altre stream. Sì, esatto. Io intanto immagino che la stream stia andando in un ritardo assurdo perché ho visto Kirito scrivere adesso del Mimic. Però mi potreste dire dove devo andare per utilizzare questa chiave? Perché io pensavo che fosse qui. Ma evidentemente mi sbagliavo. Se qualcuno di voi lo sa e me lo dice, mi rende felice. E ho fatto una rima senza volerlo. Allora, qua c'erano un po' di brutti signori. Il primo brutto signore è lui che si sveglia dopo. E tu muori intanto e sei il primo. Poi ce n'erano altri tre, infatti.
Partiamo da brutto signore. Andiamo da brutto signore numero 2 con un attacco così veloce. Rolliamo indietro. Ti dà l'occhio per invadere. Sì, lo so, però volevo capire dove era. Perché mi sa che non ci sono andato neanche nella mia prima run. Batti uno e ti dà quello. Ma hai delle braccia sul corpo? Ma no, hai delle ali. Quanto fai schifo? Sei sicuramente un esperimento. Oh, ce n'è un altro, erano quattro allora. Mi ero dimenticato di te, altro schifoide. Addio. Allora, perché faccio le giravolte? Non lo so. Dove possiamo andare? Dove possiamo andare? Devo far memoria. Ma comunque mi sapresti dire, Albi, se è qui nelle prigioni oppure se è da qualche altra parte? Perché io sono quasi certo di non averla mai utilizzata quella chiave e mi sento stupida. Minchia, che ritardo oggi. Sì, oggi c'è un bel po' di delay. Eppure oggi la connessione sta andando meglio del solito, non so spiegarmi il perché, capito? Ah. Andiamo un po'. Parliamo un po' col nostro personaggio Michael. Michael, dove andiamo? Cioè, è un misto tra la faccia di Sabaku e quella di Michael Jackson. Signori in chat, datemi un parere su che cosa potremmo fare adesso. Io intanto aspetto qui, magari mi faccio una sigaretta perché devo fumare. È stato abbastanza pesante fare questa zona. Ho fatto 12.000 anime, però che non sono malaccio. Kirito, dacci anche tu un consiglio, che cosa facciamo? Dovrei riaggiornare un attimo la pagina di Twitch, perché non vedo una mazza, però ok. Allora. Dove sta il Mimic? È lì vicino. Allora, dove sta il Mimic? Immagino tu stia parlando di questo Mimic qui. Quello che ho ammazzato qua. Ok, e se qui c'era il Mimic. Oddio, ce ne sono un bordello di Mimic. Potrei anche andare qui sotto, ma non lo so. Dove? Intanto non so perché e non so neanche come si aprono. Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Fai vedere la chiave. E qui dentro non c'è davvero un cazzo. Fai vedere la chiave. La chiave la facciamo vedere subito ed è. No. Questa. Ma che sia la chiave che apra lo shortcut, io stia facendo un giro dell'ostia per niente. Allora. Io però mi sento un pochino stupido di aver aperto questa porta solo per uccidere coso imprigionato lì. No all'Otric. Quindi non è qui e ho fatto tutta questa zona di nuovo per un cazzo. Si usa là. Bene. Allora, da Ariandel io non ci torno. Perché c'era la stronza là. Io avevo sbloccato un falò. Da poco. E non ricordo qual era. Ok, ora ricordo dove devo andare. Me lo ricordo. Me lo ricordo.
forse, me lo ricordo. Fai Ariandel. No, Ariandel no, dai. Ariandel è... Dai, lo provo una volta. Allora, facciamo... Provo solo una volta Ariandel. Però solo una, perché è bastarda. E comunque non c'è mai nessuno da evocare qui. Mai. Mai un cazzo di fantasma. Allora, se muoio... Quante braccia ho innanzitutto? Ho quattro braccia. Se muoio una volta, raga, io lascio perdere. Perché l'ho già tentato mille volte. Però adesso i danni ce li senti rispetto a prima? Puttano. Minchia se fai male. Non devi osare con lei, Bit. Non devi osare con lei. Dicevo che non dovevo osare. Minchia, ma non mi hai preso! Minchia, ma non mi hai preso mai! Tu fai schifo, puttana. Raga, stavolta mi inculo. È qui. Non è qui. Mi inculo da dietro! No, raga, sono morto! Sono morto, sono morto! Via! Bevi. L'ho vista. Sono morto. Ah, cazzo. Devo stare più attento. Puttana. Skippiamo la cutscene perché l'avrete vista in queste live 8000 volte. Allora, io me la prendo con lei un attimo, le faccio un backstab. Forse. Oddio santo. Papà non ti ha insegnato a non farle queste cose, stronza. Papà mi ha anche preso con la lava. Ma picchiamo il... No, lei, backstab, backstab! Vedo un cazzo. Sì, e vabbè. Raga, con tre fiasche non riesco a farmelo. Forse se uccido subito lui, forse il tizio non mi muore subito. E mi rimane in vita per il resto della boss fight, ma ho due fiasche. Sono un babbo di minchia.
No, raga, è infattibile. Con lui che me la... Sono morto. No, raga, è finito. Sono morto! Sono vivo? Ti prego, rolla via, Bit. No, là, no! Sono morto stavolta! Cazzo! Ah, ce l'avevo quasi fatto. Ce l'avevo quasi fatta. Ce l'avevo quasi fatta. Ah, vaffanculo. Comunque, Eleonora, Yumizuru, Gurzo, 06, benvenuti in live. C'ero quasi, cazzo, c'ero quasi. Peccato, peccato. Ogni volta mi fa malissimo. Devo andare da... Non mi ricordo il nome della tipa, la danzatrice della Valle Boreale. Dobbiamo andare qui. Stava venendo bene, lo so, lo so. Faremo una live in cui ci occuperemo solo di abbattere lei e... E probabilmente il Nameless King. Cioè, secondo me non basta una live per ammazzarli entrambi. Perché sono stronzi. Però ci proverò. Allora, qua torno umano. Cioè, torno brace. Perché questa zona è alquanto stronzetta. In quanto c'è lui che fa diventare loro più forti. Li buffa. E loro fanno già un danno della Madonna. Ah no, sto giocando male, sto giocando male. Vieni qua. Vaffanculo. Allora, signori. In questa zona, quello che sarebbe successo è che sarebbe... In teoria avremmo dovuto fare una cosa brutta qui. Il marchingegno ovviamente non si muove, ma andiamo avanti. Qui all'angolo, se non ricordo male, c'era Ciccio Pasticcio che li buffava. Non hai capito un cazzo tu. Loro sono già abbastanza rompicazzo così. Non serve che tu me li buffi. Che cazzo sto facendo? Da dietro! Sabaku, Andri, benvenuti in live. Hop. Ah, quella Sword Art fa malissimo. Tirato un colpo a cazzo giusto perché fa figo. Ok. Ma io ricordo che in sta zona, quando feci la mia prima run, ci ho sclerato... Di niente, grazie a te. Ci ho sclerato, raga, ma ci ho sclerato. Ah, ma ci sei anche tu. Vaffanculo. Ci ho sclerato tantissimo perché, se non mi ricordo male, cosa molto molto probabile, quando feci questa... No, mi ricordo bene, anzi, quando ho fatto questa zona la prima volta, l'ho fatta underlivellatissimo. Adesso sono livello... Che livello sono? Livello 80, io sono arrivato da Aldrich. E anche poi successivamente
In questa zona, tesoro più avanti, se me fai così scemo, questo è uno shortcut per tornare indietro. E, quando io sono arrivato da Aldrich, che ero a livello 50, e qui più o meno lo stesso. Qua c'è il Mimic. No, non c'era il Mimic, sono scemo. Però c'era un oggetto interessante, sì, c'era un mezzo set. Allora, raga, questa zona è impestata lercia. Ci sono un sacco di questi che voi direte, vabbè, dai, sono stupidi, li abbatti con un colpo. Ma ce ne sono tanti. Tanti. Tac. Allora, da là ci sono anche gli stronzi che lanciano le cose. Allora, tu vieni qui. Non c'è solo un boss. Ho detto una cazzata inizio live, che avevamo quasi finito perché mancavano pochi boss. Ce ne sono tipo 3-4 altri, credo. Non mi ricordo esattamente il numero. Ciccio Panzo, eh? È il momento di morire. Grazie. Vuoi una mano? Ciao. Ah, tu scendi subito? Minchia, 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 mi ero dimenticato quanto cazzo di resistenza avevi. Backstabbalo. Uno e due. Guarda, sarebbe gradita a dir la verità. Io detesto. No, vabbè, questa, finché questa zona tanto quanto. Il mio problema sono la simpatica tipa del DLC e il Nameless King. Sono loro il mio problema. Via segreta più avanti. Oh, raga, mi sa che io qua non c'ero mai andato. No, raga, mi sa che sì, c'ero andato. Sì, c'ero andato. Sì, c'ero andato. Allora, c'ero andato, ma se non mi ricordo male, non si può fare un bel cazzo di niente. No, infatti. Ripeto, non ricordo tutto, non conosco tutto di Dark Souls 3, quindi se faccio delle cagate non ve la prendete con me, sono un povero DJ Beat in difficoltà. Allora, non voglio farmi togliere le pozze, ma accadrà perché tanto qua ce ne sono tanti, quindi io faccio così. Via, 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 via. Ok. Che c'è quello stronzola, guardatelo qua, guarda, guardalo. Ah, volevi. Lezzo. Lezio. Che l'ho preso proprio con la punta, che quello la se l'è sentita in tutta la faccia, cazzo. Morto. Vaffanculo ancora un po'. You are dead. You are fucking dead. Allora, adesso, se non dico male, cosa che di solito accade, stavo per dire, non fa niente se mi spruzzano l'Estus addosso. Se mi tolgono l'Estus per un breve periodo. Allora, tu ti faccio un attacco in salto. Quello era un attacco in salto, giuro. Se sei su PS4, accendo no problem. No, sono su PC. No. Gas velenoso più avanti? What? Ok, c'è gente che trolla male su sti giochi. Tu hai rotto. No, cazzo, è vero. Ciao, corpo inutile. Allora. Signori.
qui c'è davvero il delirio di... Cioè, qui c'è da incacchiarsi non poco. Quindi io mi seggo e direi che possiamo evocarli questi bei signori qui vicino. Tu sei un Soler, tu che cosa sei? Tu sei un tizio con un'ascia del demone, così, senza un apparente senso... No, non li evoco tutti e due, dai, se no diventa troppo easy. Ma io a te t'ho evocato. Sì, ti sto evocando. E tu sei esattamente Soler. Cioè, sei un mito, amico mio, sei un mito. Praise the sun, my friend. Ti faccio un saluto. Sabaku, grazie mille per il follow. Che cosa hai fatto? Mi hai dato un buff, ma sei meraviglioso. Andiamo. Io non l'ho ancora fatta questa zona, amico mio, quindi dovresti capirlo. Cioè, dovresti capirlo che non l'ho fatta in questa run, però. Tu sei stronzo, io ti ammazzo. Soler, sai, ti ho mai detto che ti amo. Che sei uno dei miei personaggi preferiti di tutto Dark Souls. E di certo, giuro, non è solo grazie a The Pruld. Pruld, prima o poi ti devo invitare in live. Se stai sentendo questo video, ricordati che prima o poi ti inviterò in live. Perché sei sceso? Perché sei sceso? Perché sei sceso? Perché sei sceso? Lui continuerà a baffare a merda. E questo tizio mi piace. No, lucertolina, lucertolina mia! Lasciate stare Soler. Bastardi. Cosa cazzo ho appena visto? Li ho davvero visti. Questo lancia i coltelli al muro. Abbiamo capito che i personaggi di Dark Souls ce l'hanno con i muri, con le staccionate. C'è un altro ciccio? Minchia. Potresti backstabbarlo? Oh, merci beaucoup. Senti, tu lo capisci il senso di smetterla di lanciare balestra di precisione? Smetterla di lanciare stronzate. Oh. Ora sicuramente il tizio avrà rimesso il simbolo di evocazione lì e io lo voglio evocare di nuovo perché sono una brava persona. Vediamo. No, vabbè, dai, evoco te che mi stavi simpatico con l'ascia gigante. Potevo sedermi al falò, ma non l'ho fatto perché sono davvero intelligente. I guerrieri del sole sono i più fighi. Cioè, sono simpatici, dai. I Soler in particolare. Yahoo, ciao Cromwell. Hai una bella arma. Diciamo che la mia arma fa pandan con la tua. Andiamo. Allora, fratello, ti prego, aspettami. Sono idiota, sono un coglione. Cioè, sono un coglione, davvero. C'ho sti errori stupidi. Minchia, finitela, rompete solo il cazzo, creature compenetrose.
Che cosa hai fatto? Adesso qualcuno mi spiega che cosa aveva fatto quello, per favore. Dai! Ok, sei occato? Questo sta già morendo. Non ho capito cosa è successo al mio PG, giuro. Di qua, ci sono due stronzi, vieni con me. Andiamo adesso, vai! Vai avanti, guerriero sole! Io quelli del sole li chiamo tipo le persone dei tutorial, perché i guerrieri del sole ti portano subito in zone in cui magari tu manco sai dell'esistenza di quel luogo. Io lo so cosa c'è qui, lo so cosa c'è qui. Però io vorrei. C'è un altro gazzo di ghiaccio. Che stavolta ci senti di più rispetto al tuo fratello minore, eh? Cagato il cazzo. Stocco di Irithyll. Qui c'erano due bauli. Uno era un Mimic, l'altro non lo. Perché questo può aprire le chest? No, mi ricordo ci fosse un Mimic. Mi ricordo male. C'era il muro invisibile? Non c'era il muro invisibile. Signori, qui c'erano un bordello di nemici. Questo è scemo. Infatti è morto. Lanciavano le bombe infuocate ed è pieno di barili, quindi non è una buona zona in cui restare fermi, appunto. Tu sei il primo che deve. Minchia, se ti odio. Ah, qua c'era. Si poteva ammazzare un drago se non ricordo male. O quello che è. Cioè, quello che ti hanno infettato uno dei draghi. Viverna, drago alato, non lo so. Amico. Lo stai andando a picchiare? Cioè, raga, non gli si fa un cazzo di danno, eh? Perché non è ancora spawnato. Ah, lui è vero, è debole alle bombe. Io ne ho. Ne ho bombe, sì. Vai di bombe. Io mi ricordo che la prima volta che ho dovuto uccidere quel coso ci sono andato di spada forse. No, di arco, perché non avevo le. Non avevo bombe. Non sapevo come ammazzarlo. Poi se non ricordo male, se ne va poi anche l'altro drago, che era morto. E potevo scendere così a raccogliere i drop. Torniamo di qua, amico mio. Grazie per avermi aiutato con le bombe che avevo, non ce l'avrei mai fatta. Andiamo di qua a prendere gli ogeti. Ok,
Quasi non ricordo male, trovo un sacco di braci. Forse, come sempre, mi ricordo male. Mi ricordo male, come sempre. Brace. Potevo anche tirare la leva del cancello? I don't know. Però qua c'è gente da evocare. Oh, è il tipo di prima. No, mi dispiace, non ti evoco. Sei morto in un modo troppo stupido. Però eri simpatico perché davi un sacco di buff. Allora, sapete che non ricordo quanto manca alla fine del gioco? Ma per il Mimic aspetterei un attimo. Sicorias? Non è un NPC, è un invasore davvero. È un invasore davvero. Questi sono buggati. Che cazzo è successo? PC? Sì, PC. Benvenuti in live. Dov'è il tipo? Oh. Thanks, mate. Allora, qui dovrebbe arrivare un invasore. But actually, I don't know where the fuck he is. Sì, ho capito che devo tirare la leva. Curati tipo, curati, che ti fa bene. Andiamo avanti. Raga, sto guerriero del sole è maccio roba. Oh no, io non voglio andare al boss adesso. Ti prego. Fammi aprire lo shortcut. Ah, questo è chiuso dall'altro lato. C'era un giro lunghissimo ed enorme da fare. Raga, ma sta laggando? Oh, vuoi andare di là? Questo è proprio bravo. Fa fare tutto. Devi battere qualche boss? In teoria sì. Però con 10 fiasche non me la sento molto di andare a fare quel boss. Drop non lo prendo. Oh! Io dovrei restare qui a guardare o dovrei buttarmi? No, vabbè dai, mi butto anch'io. Mi fai evocare contro l'armatura? Lo ariamo. Va bene, dai. Raga, guardate che stanno facendo. Che faccio? Mi metto in disparte? O intervengo? No, dai, intervengo. Era un così bel PvP. Poi sono arrivato io a cagar cazzo.
E non vale così. No, non volevo farlo morire. Mi dispiace. Ah, pensavo sarebbe stata una lotta PvP. Sì. Lo so. Pensavo l'avrebbe ucciso. Preghiamo sull'altare. Sia lodato il sole. Offriamo quattro medaglioni, che è quelli che ho. Non mi dovrebbe dare niente. Appunto. Allora, Dependulum, dimmi come ti chiami su Dark Souls. Che vado un attimo al falò. Se non ricordo male, c'era uno shortcut qui vicino, c'era proprio un falò. Beh, quello è uno shortcut. Qui c'era un falò. No, c'era un simbolo di evocazione. Che cazzo era il falò? Dito più avanti. Non ricordo dove fosse il falò. Qua c'è un oggetto. Mi chiamo The Pendulum su Dark Souls 3. Va bene, allora io adesso vado. Scegliamo una password casomai. Mettiamo, non lo so, dai. Una password. Mettiamo, che ne so. Metto Pendulum come password. Io faccio una piccola rush al falò, giusto per non buttare al cazzo queste 82.000 anime. Ci faccio un level up. Dovrei riuscire a farne due level up, se non dico cazzate. Allora, vado un attimo all'altare del vincolo. Faccio un level up. Veloce, veloce, veloce. E poi facciamo il... possiamo fare il... come si chiama insieme? L'armatura del vecchio ammazzadraghi insieme. E se ti va possiamo fare anche qualche altro boss. No problem. Beh, conosco... i pendulum li conosco. Mi mancano quante? Mancano... meno di 10.000 anime. Io vedrei se ho qualcosa per utilizzare le anime. C'è qualcosa da utilizzare per avere anime. Queste dovrebbe darmi 10.000 anime, me le dai. Me ne dai anche di più. Allora, visto che dobbiamo fare ignoranza, di nuovo forza e questa la mettiamo su. Vediamo. Questo aumenta di 2, questo fa aumentare quelle statistiche. Vabbè, dai, facciamo così. Ok. Vediamo di quanto è aumentato lo scaling. Piano piano sta aumentando. Ci metterà una vita a aumentare, però va bene. Allora, torniamo dalla danzatrice. Faccio una rushata davanti al boss. E ti aspetto lì, magari, se mi lasci un simbolo di evocazione. Metto subito una password. Mettiamo connessione con password, facciamo Pendulum, tutto minuscolo. Mi richiedo al falò just for sicurezza. Just for safety. Che brutto vedere la testa di... Non so perché, ma la sensazione è che quello sia tu. Allora, se adesso riesco a rushare fino al falò, cioè fino davanti al boss, senza non farmi colpire, sono un
Un DJ beat contento. Non eri di certo tu perché tipo sei stato evocato, quindi. Batman. Ciao. Perfetto. Sì, fai quello che vuoi, mago de merda. Aspetta, però se ho messo la password e è comparso il segnalino, evidentemente quello potevi essere tu. Ok, sono davanti al boss. Buona fortuna. Che dice qui? Stai attento a amore. Ciao. Tanto, raga, io sono qui perché sto aspettando un attimo che arrivi Pendulum, così facciamo. Ho sentito un simbolo di evocazione apparire, vediamo un po'. The Pendulum. Sei decisamente tu. Ci ho evocato però. Ci ho evocato. Hello, my friend. Andiamo. Va bene, andiamo. 3, 2, 1, go. Armatura dell'ammazzadrai. Allora, lui è Pendulum, un ragazzo che sta in live con me. Non ti faccio un cazzo, però ok. Oh, me le stai dando. Me le stai dando. Ma sei proprio un bad boy, allora. Mi ero dimenticato. Bevi bit. Dai, che tra poco inizia la seconda fase. È già iniziata? Fucking what, mate? Bit via, dietro, dietro, dietro. Bevi 2 volte. Ho detto 2 volte, beat. Wow! Grazie mille, Pendulum. Sei un pro. Sei un cazzo di pro. Sei. GG, 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 GG. Yahoo! Grazie mille. Hai fatto l'attacco figo. Ok, va bene. GG, cazzo. Minchia, non so che dire. Ok, adesso so chi chiamare quando sarò nella merda con gli altri tipo boss. Complimenti. Pendulum, aggiungimi su Steam. Potrei aver bisogno di te. Fu così che Bit oggi finì Dark Souls. Allora, quanti level up posso fare? Posso fare uno. Adesso mi ha richiesto 40.000 anime. Io questo lo metterei. Qua mi scatta qualcosa? Non credo. The Pendulum, grazie mille per il follow. E grazie mille anche per avermi aiutato. Qua che cazzo facciamo? Mettiamolo su forza. Tanto la build è ignoranza. Dai, sì, andiamo avanti così. Allora. Adesso di alternative, dopo aver fatto questo punto, ne avremmo. Però, visto che abbiamo una persona così OP oggi in live, io ti chiedo, ti va di fare il Nameless King? Perché se la risposta è sì, io vado al campanile e lo facciamo. Se mi dici come ti chiami su Steam, volentieri. Allora, il mio nome su Steam è questo qui. E poi trovarmi anche ovviamente in live sul mio canale.
Comunque, se vieni al campanile del drago, sono contento. Però prima io avevo altre cose da fare. Vediamo se ho. Innanzitutto compro un po' di bragi perché tipo sono. No, ce li ho, però. Non fa mai male avere qualche brace. Ne prenderei due, dai. Detto due. Che cosa potrebbe servirmi altro? Vediamo un po'. Io non mi dispiacerebbe affatto comprare l'armatura di Ornstein, che forse l'avevo anche trovata. Allora, ce l'avevo l'armatura di Ornstein? No, però quello di Solaire che è troppo figa. Va bene, non la mettiamo. Allora, intanto che fai le tue cose, raggiungo il campanile, dai. Va bene. Cosa dovevamo fare? Il level up l'abbiamo fatto. Devo vedere se avevo anime da bruciare. Forse con queste aggiungevo. No, mi sa che non ci arrivo altre 40.000. Invece, no, erano 60. Erano 60.000. Vediamo cosa possiamo ottenere con l'anima del ciccio pasticcio. Altrimenti le bruciamo anche l'anima di tizio. Allora, ciao. Cosa mi dai con l'anima della mazza draghi? L'ascia pesante oppure lo scudo? Non mi interessa nessuno dei due, quindi la brucio malissimo. E speriamo mi dia un 20.000 anime. anime. Possiamo fare un altro level up, che a che cosa lo faremo mai? Mi sa che lo faccio a forza. A meno che non mi scatta qualche cosa. No. No, lo faccio a forza. Tanto la build, come abbiamo detto, è ignoranza. Non è una build, diciamo, seria. Quanto c'ho adesso? Adesso lo scaling. Stiamo andando meglio. Ha una mano ancora, non la possiamo usare perché non abbiamo 50 a forza. Ma arriverà anche quel giorno. Intanto, andiamo al campanile. E vediamo se oggi riusciamo anche a fare questo gran pezzo di un bastardo di. Come si chiama? Allora, vetta dell'arcidrago. Se non dico male, qui intorno dovrebbe esserci il simbolo d'evocazione di Pendulum. Magari non ci è neanche arrivato ancora in questo punto perché si è fatta una nuova run. E tipo se la sta rushando malissimo. Che potremmo fare intanto? Intanto mi fermo un attimo e bevo perché sto morendo di sete. Facciamo anche un recap di quanti boss restano. Ci resta il DLC da fare. Cioè, intendo dire i boss che abbiamo visto. Il DLC. L'ammazza draghi e poi aspettiamo l'uscita del nuovo DLC perché faremo anche quello perché grazie a Dio ho comprato il Season Pass, cioè no, non ho comprato il Season Pass, è sbagliato dire così, mi hanno regalato Dark Souls e con Dark Souls mi hanno regalato anche tipo non so l'edizione con il Season Pass. E quindi Bit è contento. Comunque, quanti dannatissimi ce ne mancano altri? Dovrebbero mancarci 4 boss, escluso il boss finale, quindi tipo 5 boss. 5 boss, credo, in totale altri per finire il gioco. Intanto perché mi scrivono su WhatsApp? Non mi interessa, tolgo la suoneria. Tolgo anche il wifi, casomai mi dovesse decidere di scaricare roba. Bene, allora, io vedo una persona che mette un simbolo d'evocazione con una doppia katana, ma immagino non sia tu perché hai detto che ti stai facendo una nuova run. Allora, facciamo un attimo un fast travel, vediamo dove possiamo andare prima di fare questo boss. Visto che Ciccio l'abbiamo già ucciso, intanto che lui magari arriva alla vetta dell'arcidrago, che immagino ci metterà un pochino.
Finché tipo in chat non leggo scritto sono la vetta dell'arcidrago, andiamo un pochino avanti dall'ammazzadraghi. Così magari vi faccio vedere qualche altra zona. No, voglio tornare indietro, me la ricordo bene questa zona, è bastarda. Allora, il castello di Lothric. Cinque boss, il cazzo, ragazzi, ce ne mancano molti di più. Ripeto, non faccio una run su Dark Souls da un bel po' di tempo. E, cioè, From Software di solito non mette i falò così vicini. Ma il falò lo ha messo qui perché ha detto: morirai tante di quelle volte che ti romperai il cazzo fare questo piccolo tratto di strada. La chiave e le doppie spade di Gotthard. Qui c'è la leva che ovviamente, come in ogni Dark Soul, all'inizio il marchingegno non va perché è uno shortcut. E apriamo le porte dell'archivio. Allora, qua c'è un grandissimo signore, che è lui, che sembra tanto un caro amico del saggio di cristallo. Che lui farà una cosa molto molto simpatica. Comparirà e scomparirà all'interno dell'archivio. Siete di nuovo voi, ma adesso io vivo one shot praticamente. Rolla bit. Io sta zona, raga, quando l'ho fatta la prima volta mi ci sono perso, tipo l'ho esplorata, fatto giro giro tondo 40 volte, perché esplorarla era tipo bruttissimo. Tanto c'è un coso che ti grabba e ti fa male, che esce dai libri. Cioè, è un labirinto, eh. Non scherzo. A me sono già perso. Vai un po'. Non mi ricordo manco dove devo andare, aiuto. Mamma mia. Mamma mia, che pessimo streamer. Non mi ricordo una ceppa. Forse di là si saliva. Mi sa di sì. Mi sa di sì. No. Raga, non mi ricordo un cazzo. Buonasera. Benvenuto in live. Scusami, non so come leggere il tuo nome, però benvenuto in live. Buonasera e grazie mille, anzi grazie 8.000 per il follow. Le mie battute sono una merda, raga, abituatevi, davvero, faccio schifo. Non mi ricordo dove devo andare. Per Dio. Allora, si entra da qui, giusto? Giusto. Di là c'è il saggio di Cristo. Il saggio della merda c'è lì. C'è il saggio della merda. Forse dovevo ancora sbloccarlo la zona per andare avanti. Forse c'è una scala da qualche parte. Io sono completamente sinistra e poi scendi col salto. C'è una sporgenza. Quindi aspetta, sinistra. Appena usato il gesto via del drago, perfetto. Oh, grazie. Vero, non lo ricordavo. Perfetto, pendulum. Questi erano abbastanza infami, I remember. Voi siete stronzi, siete fastidiosi, cazzo. Allora, adesso ci sono i cicci qui, io non voglio te, voglio aggrare te. Voglio anche rollare indietro, aia. Perché lui butta la cera, ma noi vogliamo ucciderlo. Questi hanno la testa nella cera e tra poco ce l'avremo anche noi. Sei morto? Libri. Altri libri.
Allora, dov'è che me lo fa fare? Possiamo mettere la testa nella cera e diventare una fantastica candela per illuminare le notti più buie. Non è bellissimo? Sì, è fantastico, lo so. In realtà, la candela, diventare una candela, ha un uso. Non mi ricordavo di te. Vieni qua. Diventare una candela ha un uso perché ci sono i libri bastardi che ti grabbano. Raga, io ho avuto una sfortuna quando ho giocato Dark Souls 3 la prima volta, che l'ho giocato con l'hype al massimo. Quindi, quando mi sono fatto la prima run, ho missato davvero, davvero un bordello di roba. Quindi se vedete che salto cose che magari voi conoscete, vi prego ditemelo, perché ripeto, non lo conosco benissimissimo. Cioè, le prime zone del gioco sì, le conosco tutte molto bene, ma non lo conosco tutto benissimo. Povera Fiume Ultra Gate World, dopo il nerf l'hanno uccisa. Non l'hanno nerfata poi così tanto, dai. Scala ancora S su a forza quando la porti al massimo. Qui dopo puoi prendere una lastra di titanite. Questo me lo ricordo, ma non ricordo tutto. Cioè, ragazzi, ad esempio, vedete, se sapete dirmi la posizione di muro invisibile, cose del genere, e io lì salto, magari scrivetemelo da qualche parte. In chat, anche sulla pagina Facebook dei Game Slayer, che nella live successiva ecco, questo è l'utilizzo della cera. Non ti colpiscono i braccini, diciamo così. Tu ti eri bloccata lì come proprio il peggio. C'è una leva al buio. Oh, questo non lo sapevo. Questo ad esempio non lo sapevo. Si inizia dall'oggetto che hai preso. Oh, caspita. Ragazzi, comunque vi chiedo scusa se quando leggo la chat e poi vado avanti, cioè quando voi scrivete e poi vedete che vado avanti, non è perché tipo non faccio quello che mi dite o non vi ascolto, ma perché ovviamente arrivo in ritardo e quindi non lo faccio apposta. C'è una leva qui. Qui. No, ok, mi sa che mi sono sbagliato ed ero indietro. Nella stanza con le lucertole. Ok. Torno indietro. E rimetto la testa nella cera. Perché è bello diventare una candela. Allora, ha detto a sinistra. Dell'oggetto che hai preso. Quindi se io sono entrato così, la sinistra è questa. Cazzo, oh, ma io ho messo la testa nella cera. Vado a rimettere la testa nella cera. Raga, c'è Pendulum che si sta facendo la speedrun e batte i nemici in 3 secondi. Mentre io per battere l'antica viverna ci ho messo una live a capire come andava fatto. Sono un cazzo di genio. Controlla lì vicino. Allora, vediamo. Qui c'è una lucertola. Qui c'è. Ci sono i libri mostro. Mostro. Bestia. Qui non c'è niente se non altri. Oh, la leva, eccola. La leva delle leve. Grazie. Ti posso chiamare T? Oppure. Coito proprio no, suona male. Allora, questa leva che fa? Che fa sta leva? Non lo sappiamo. Andiamo avanti. Allora, apro uno scaffale qui nelle vicinanze. Oh, thanks. Tu muori e mi prendo il drop. Tu muori adesso, prima di colpirmi. Sei più resistente. Scendiamo giù. Ha detto che apre uno scaffale. Quindi significa che se io torno dove c'era la leva,
qui. Vediamo gli scaffali. No. No. Sì. Olè. Vasi. Belli vasi. Ok, smetti la beat. Sii professionale. Non lo sono mai, però va bene. Cosa troviamo qui? Vediamo. Riccioli della strega. Non so cosa sia, andiamo a vedere subito. E forza interiore. Ok, allora forse l'avevo trovato, perché forza interiore l'avevo nella mia altra run. Riccioli della strega sono, che sono? Vediamo. I riccioli della strega. Ma io non ho bandato questa, vaffanculo. I riccioli della strega, mi sa che può essere che siano un'arma. Sì, sono un'arma. È una frusta nata dalla coma, della chioma nera di una delle figlie della strega di Aizalith, cercatrice della fiamma del caos. Interessante. I riccioli lunghi e lucenti di cui questa frusta è intessuta sono permeati dall'essenza del fuoco che può essere sfruttata grazie all'abilità dell'arma. Frusta infuocata, avvolgi temporaneamente la frusta di fiamme e la frusta, si dice, sia lo stesso fuoco che consumò la strega. Conosco un famoso youtuber italiano che a leggere questa descrizione sarebbe impazzito. E devo dire che fa un certo effetto a leggerla. Non so per quanto altro durerà la cera e vorrei potermici fare un altro bagno al volo, ma andiamo avanti. Visto che i bagni nella cera non sono cumulabili, vediamo. Qui c'era un falò da qualche parte. Drop. Rolla dietro. Ah, qua c'erano un sacco di stronzettini. Qui si apriva uno shortcut. Esatto. Vaffanculo. Merda. Ah. Cazzo. Una cosa che mi piace è che hanno messo su Dark Souls 3 è che diciamo non sei. Ah, c'era il falò più vicino, me lo ricordo. Che non sei obbligato a raccogliere i drop delle titaniti, cioè delle lucertoline, perché te le dà lui in automatico. È una cosa che adoro. Lì sopra mi ricordo come ci si andava. Allora, c'era il falò qui. Vediamo un po'. Però oltre al falò c'era anche un po' di stronzi, se non mi ricordo. C'eri anche tu. Ragazzi, io mi ricordo che qui c'era un falò. Mi ricordo male. Sono sicuro che qui ci fosse un falò. Allora, oh, senti! Figlio! Raga, no, non ci credo, non mi faccio battere da sto pincignaccolo. Vaffanculo! Trentaseimila anime buttate proprio così. Ad cesso. Na 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 run beat. Oh. Tu respawni sempre? Che a quanto sei rompicazzo. Dagli un altro colpo. Vabbè, comunque ho sbloccato lo shortcut, il che non è una cosa tanto malvagia. Non mi ha preso proprio per un culo di quelli che, raga, non vi dico. Tu però muori. Allora, io ora, raga, in questo momento non so se rushare a riprendermi le anime o andarmene un attimino in giro. Cazzo, devo tornare umano, devo tornare umano, devo tornare umano, devo tornare umano. Ci sei? Sei già arrivato lì? Minchia, ma sei fantastico. Allora, raga, visto che io, che Pendulum mi ha detto che è arrivato, io questa zona la manderei temporaneamente a fanculo. Perché non voglio farmela.
classe usi? Allora, la build è una build ignorantissima, cioè è ciò di più ignorante si possa mai trovare all'interno di Dark Souls 3. È praticamente solo forza. Cioè, sul serio, per tipo 100 anime non posso farlo. Allora, io quella zona lì non la voglio fare da solo, vi spiego il perché. C'è Fella, che chi è arrivato oggi probabilmente non seguiva le live, non lo conosce, che è l'altro ragazzo con cui facciamo questa serie, anche lui membro di Game Slayer Corps, che non conosce gli archivi del Duca. Che cazzo ho detto? Gli archivi del Duca. Vabbè, niente, Dark Souls 1, benvenuto nel mio cervello, bentornato, mi sei mancato. Ah, oltre 40 non va, quindi, cioè, continuare a aumentare quello è inutile. Cerfella, dicevo, che non conosce gli archivi e quindi non voglio farli adesso perché tra poco credo lui dovrebbe tornare e dovremmo e vorrei farlo fare a lui. Magari se arriva prima della fine della live glielo faccio fare. Io ho una quality build 40 forza, 40 destrezza. Io su questo gioco ho varie build. Su Dark Souls 1 e Dark Souls 2, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin ho troppe build, ragazzi. Non vi farò mai vedere quante ce ne sono perché veramente sono troppe. Su Dark Souls 2 credo di avere una cosa tipo 10-15 build, di cui almeno tre quarti, se non quasi tutte, sono in late o in endgame. Allora, dicevo, Smiley, grazie per l'host. Grazie mille. Come immagine di Steam hai 96 GB? Sì, ho quello. Comunque, Pendulum, se vuoi, io sono su Artorias. Non ti piace Dark Souls, devo dire, eh? Non ti piace Dark Souls se ti sei messo come nome Artorias. Allora, se vedete un attimo che sono fermo, è perché sto accettando qualcuno su Steam. Ok, Artorias, allora dove sei che ti chiamo su Steam? Mostra agli amici, vediamo dove sei, eccoti qua. Invio un messaggio. Ciao. Chiamiamolo. Vediamo innanzitutto se può rispondere perché non è detto. Al momento non posso, va bene, allora annulliamo la chiamata. Tranquillo, tranquillissimo. Quindi, allora, bene, stavo provando a chiamarlo, ma evidentemente mi ha detto che non può rispondermi. Quindi io aspetto un attimo che appaia il suo simbolo d'evocazione. E poi lo. Boh, non lo so. Comunque, ri ti ringrazio Pendulum per l'aiuto. Ragazzi, intanto una domanda. Se avete giocato anche Dark Souls 2, ho messo il segno vicino alla leva. Ah, ok. Se avete giocato anche Dark Souls 2, ditemi qual è in chat quello che secondo voi è il punto più infame di Dark Souls 2. Perché ho anche i Dark Souls 3, magari il boss Nameless King, sì, perché è infattibile, non lo riesco a fare, però se non torno umano io ne ho cazzi. Se non torno umano, giustamente il simbolo d'evocazione non lo trovo. Richiamiamo The Pendulum, che tipo è stata una delle scoperte più belle che io abbia mai fatto di un giocatore. Sei un cazzo di mostro. Se uso lo scudo dell'armatura di Ammazzadraghi, non ce l'ho perché sono idiota e ho usato l'anima. Allora, ciao Yahoo! Nyeh, anche a te. Nyeh. Andiamo a farlo. Blocca tutti i suoi danni. Ah, cazzo, a saperlo. No.
Non voglio fare PvP. Non voglio fare il ganker adesso. Allora, seguiamo lui, vediamo che cosa fa. Allora, io adesso con questa spada un po' più oppata dovrei farti un po' più danno, vediamo. Non ti faccio un cazzo. Non è che te ne faccio un po' di più, non ti faccio un cazzo. Ovviamente come Dark Souls 3 insegna. No, 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 bitroll. Baby. Dark Souls 3 insegna che una boss fight non è bella se non è in due fasi. O in tre. O in 12. Mi ha preso in pieno, sono una cazzo di pippa. Pendulum help! Lui evita tutto. Cioè, boh, non lo so, raga, lui è Cristo. Lui ha programmato Dark Souls. Sono proprio un idiota. Ah, ma il collo c'è, senti, eh. No, vabbè, raga, dai, non ci credo. Faccio così schifo. Ok, alle zampe abbiamo capito che lui non prende danno. Ma io ho rollato, vaffanculo, mamma to. Non capisco un cazzo con sta telecamera. Non so come lo sto mancando. Comunque, per chi non lo sapesse, oh, per chi non lo sapesse, il re delle tempeste è il drago, cioè Viverna, il coso che sta cavalcando. E il Nameless King è questo grandissimo pezzo di merda che sta scendendo adesso dal drago. Ma quanto è shonen sto filmato? Ma davvero? Ma davvero? Ok, intanto mi chiama. Sono in live, sono contro un boss. Ciao, 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 ciao. Se non sbaglio, ragazzi, la razza si chiama Oni. Oh. Sto per fare una battuta bruttissima. Infatti, me coglioni. Vi prego, non lasciate la live per la mia idiozia. Allora, Nameless King, io ti rispetto, ma tu ce l'hai comunque con me. Pendulum, fai qualcosa. Questa l'ho sbagliata, raga. Madonna, raga, ma Pendulum che dopo mi devi dire che build hai. Ce la voglio. Cazzo, sì, prendila così. Sì, vabbè, sono scemo pure io. Non so in quante fasi è sto boss, raga, quindi non vorrei dire. No, vabbè, ha colpito Pendulum, raga. No, non si fa. Sono morto!
Signori, l'ha praticamente fatto lui. L'ha praticamente fatto lui. Pendulum, sei un mostro, grazie. Madonna. Ora scompare la nebbia, io cado di sotto perché questa era tutta un'illusione. Pendulum, raga, per favore, tutti, tutti quelli che stanno leggendo, mi fate un GG, un complimento o qualcosa a Pendulum per quello che ha fatto. Una build ottima, un omicidio dei boss. Complimenti, cazzo. Complimenti. Ah. Beh, sì, dai. Ti ho dato una mano. Ti ho dato una mano a. Cioè, le ho prese io al posto tuo. Perché sei ancora qui tu? Forse non ho nemmeno usato Estus. Attento qui. No, credo che ne abbia. Credo che ne abbia usate un paio di Estus. Perché ho un paio o solo una. Non lo so. Ma aspetta, ma questa zona? Ah, si è aperto il cancello di qua. No, col cazzo, io torno al santuario. Ciao. Allora, viaggia. Altare del vincolo. Mamma mia, comunque, cioè, ti sei rushato un mezzo DLC in quanto? Tipo 10 minuti? E... Madonna. Devo levellare. Ci sono degli strumenti bellissimi. No, vabbè, ma ora ci vado. Però voglio fare un level up. Ovviamente il danno non mi aumenta. Però mi può aumentare con la destrezza. No, no. Voglio un po' di stamina in più o di peso trasportabile. Vediamo. Ci sono strumenti bellissimi sul posto. Vabbè, ora vado. Vado subito a vederli. Vado subito a farmi un giretto in quella zona. E vediamo che cosa raccolgo. Però secondo me ci sarà da bestemmiare anche lì. Re senza nome. No, non ho visto la descrizione dell'anima del re senza nome. Quella non la uso perché ti sto aspettando da 3 Dark Souls. Ti tengo da parte, ti colleziono anima. Mamma mia, wow. Allora, vetta dell'arcidrago. Quanti piccoli stronzi ci saranno qui? Qua non c'è niente. Sento puzza di viverne. Lictulu, ciao. Sento proprio puzza di viverna io. O di viverna o di ciccio pasticcio che carica. Perché ci sono delle macchie rosse? Ah, ok, sì, è vero, gente che è morta sopra il Nameless King. C'era un oggetto che ho missato? Sì, c'è un oggetto lì. Perché mi odora di trappola? Lastra di titanite? Beh, dopo una boss fight del genere... Enemy free qui. Oh! Mi suona tanto strano enemy free. Anello più avanti. Quanti ricordi. Raga, io vi dico, per me è la prima volta che questa zona. Perché io, quando feci la mia prima run, il DLC non era ancora uscito. Quindi io non so cosa aspettarmi. Io vorrei esploro prima tutto un lato. Strano. E poi esploro l'altro. Just for safety. Qua al centro non mi sa che non ci sono oggetti. Vediamo. Vabbè, dopo me la rifaccio tutta. Vediamo prima in fondo, poi torniamo indietro. Deve esserci l'armatura di Ornstein da qualche parte. Ora che me lo hai detto, non smetterò di cercare finché non la trovo. Voglio quell'armatura da 2 Dark Souls. From Software, tu l'hai nascosta quell'armatura. E lo so che l'hai nascosta perché... No, spoiler, non è vero. No, so che c'è l'armatura di Havel e l'armatura di... come si chiama? E di Ornstein in questa zona. So che si trovano. No, ma non ti preoccupare, sapevo già che c'erano. Perché sai, ho degli amici un po' stronzi che mi spoilerano le cose, quindi... è normale.
Possibile che qui in questa zona ci sia stato solamente, cioè solamente la lastra di Tanite? No, lì c'è un drop, vediamo un po'. Vediamo un po'. Così, sta solo. Ah! Scusate, scusate, devo fare una cosa. Devo fare una cosa in live. Devo fare una cosa. Scatto una foto perché mamma mia, aspetto di vedere. Bevo un Estus a cazzo perché mi sembra giusto. Chissà se posso metterlo il set, almeno l'elmo di Ornstein, dai, senza andare in fatroll. No, non posso. Elmo dorato a forma di testa di leone, appartenuto a Ornstein, l'ammazzadraghi dell'era degli dei, permeato dal potere del fulmine. Si dice che in un mondo senza i draghi, il guardiano della cattedrale in rovina fuggì da queste terre in cerca del suo re senza nome. Mamma mia, wow. Immagino che la descrizione degli altri oggetti sia uguale. Sì, vediamo. Sì, è uguale. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Quell'armatura è bellissima. Quella insieme all'armatura di Artorias sono probabilmente due delle mie armature preferite. L'armatura di vabbè. La mia armatura in assoluto preferita è quella di Havel, perché è un cazzo di masso e mi piace troppo. Però anche queste due hanno il loro non so che. Tra le altre cose, l'armatura di Artorias ce l'ho già, ma non la posso indossare perché altrimenti vado in fatroll, considerando che ho una spada che pesa quanto 4 navi cargo a pieno carico. Quindi intanto ogni tanto i giochi di parole proprio oggi si sprecano. Il mio personaggio si muove da solo anche se io non lo tocco. Andiamo avanti. Ma sono tornato indietro? Sì, sono tornato indietro. Di qua c'è la cosa schifosa che mi fa spawnare i nemici. No, Avel l'abbiamo già accoppato in questa zona. Non è un problema quello. Però se non sbaglio qua si farmavano anime come se non ci fosse un domani. Perché se spawnavano quelli. Oh, ciao. Cioè, ti faccio i danni di. Va bene, ho capito. Sei forte anche tu. Però mo muori, eh. Cioè, non è che. Havel viene evocato da un altro tipo. Raga, ma alla fine questa. Cioè, è finita questa zona? Sì? Credo. Volevo distruggerlo. Dovrebbe essere finita, spero. Cioè, non dovrebbe esserci altro qui. Quindi possiamo tornare indietro. E a sto punto dovrei fare gli archivi oppure cercare di battere quella gran stronza del DLC. Il che per me sarebbe un gran guadagno. Dislessia, portami via. Vai, DJ Beat, stai andando forte. Allora, andiamo all'altare del vincolo e andiamo a dare alla becchina. E le ceneri che avevamo trovato nella biblioteca, quello che era. Però prima io volevo vedere la descrizione dell'anima dell'ammazzadraghi, quanto è più bella rispetto alle altre. Manco per il cazzo. Anima del re senza nome, un'anima corrotta infusa con la forza. Usala per acquisire parecchie anime o trasferiscila per estrarre la sua vera forza. Il re senza nome. Un tempo era un esperto ammazzadraghi, prima di sacrificare tutto per allearsi con gli antichi draghi. Wow, che bello. Allora, tu, caro il mio coglionazzo, non mi dici niente di nuovo. Con l'anima dell'ammazzadraghi, del re senza nome, scusate, posso fare la tempesta di fulmini, la spada ricurva delle tempeste o la spada lancia ammazzadraghi. Ah, sta sul cazzo tremendamente anche a me. Ragazzi, voglio concludere questa live nella maniera più epica, cioè battendo quella puttana. E quindi ci troviamo con il nostro caro amico. Ah, mi avete detto di parlare con il fabbro. Intanto. Vediamo.
Urrà! Non mi dice nulla di nuovo. Non mi dice niente di nuovo, dai. Andiamo dalla tipa e diamogli le ceneri. Ma tu mi dici niente di nuovo? Vediamo cosa mi puoi dare di nuovo. Vediamo qualcosa di interessante. Questa è bella. Questa è il set. Raga, mi si è ridotto l'icona Dark Souls. Mi sta dando dei problemini. Ah. Domani farò una piccola pulizia del PC. Magari, non lo so, c'è qualcosa che... Il set più figo del gioco, vero? Allora, abbiamo... Mi ha detto adesso il nostro caro amico Pendulum che ha messo il segno d'evocazione. Ora lo evochiamo e vediamo quanto culo può fare anche ad Ariandel. Può essere che magari ho caricato un po' troppo il PC perché oggi ci ho fatto un bel po' di cose. Allora, vediamo dove hai messo il simbolino. E infatti, beccato. Sembra che sta facendo cose brutte così però. Yeah! Ok. Capito. Non evochiamo l'NPC ma andiamo direttamente avanti. 3, 2, 1. Pendulum, non riesco comunque a capire. Un elmo di Morn, che bestia rappresenti? No, no, ora è con... sta giocando come Artorias. Sta giocando come Artorias. Questa la pago! Minchia, gli ha fatto il backstab. Madonna, se sei... Tu sei Cristo, fratello mio. Raga, in realtà Pendulum si scoprirà che è uno dei programmatori di Dark Souls e che quindi conosce il boss a memoria perché li ha fatti lui. Li ha scriptati proprio lui. Dagli sta botta! Vabbè, io arrivo in ritardo. È davvero troppo forte. No, raga, davvero. Pendulum è qualcosa di assurdo. Allora, io vado a prendermi Ciccio Bombo, che è più facile. Tu ti prendi sorella Ciccia. Vabbè, dai, un backstab te lo faccio. Tunk! Shboom! Dai, bitches! Che io so giochicchiare a Dark Souls, ma tu sei cazzo Cristo. Cosa? Non vedo niente. Cioè, raga, giocare a Dark Souls con Pendulum è un po' come essere tipo il Dovahkiin di Skyrim. Non ti butta giù un cazzo. Non ci credo, raga.
No, 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 non posso morire adesso. Non posso morire adesso. Levi, cazzo. No, c'ero quasi, bevi. Ti ringrazio, amico mio. Adesso c'è l'ultima fase, quella che non supero mai manco se me pagano. La 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 la. Artoria, massimo rispetto, eh. Artoria, sei un tipo, uno dei miei personaggi preferiti dopo Soler. Cioè, in contemporanea con Soler. Dove sei, sorella? Ovviamente lei, che non chi se la va a prendere col giocatore più bravo, perché sa che io sono una pippa madornale. Ciao. Come cazzo mi hai preso adesso? Lei è talmente forte la tipa che fa uscire il ghiaccio sul fuoco. Minchia, se mi stai sul cazzo. Cazzo, no, vai, dietro. No, 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 raga, ci schiatto, ci schiatto, ci schiatto, ci schiatto, ci schiatto. Bevi, beat, bevi. Fuck you, bitch. Finito la stamina. Smetta di fare sti errori stupidi. Senti, sorella fregna, levati dal cazzo. Ci stai ancora provando? Non hai capito. Ho incontrato questo ragazzo che è venuto in live con noi oggi. Sì? È venuto in live, è venuto in chat. Mi ha detto se avevo bisogno di una mano. Abbiamo fatto il Nameless King e stiamo facendo anche lei. Non so se hai capito che questo è Cristo. Abbiamo battuto il Nameless King al primo tentativo. Ma siete già al terzo stadio? Di lei, sì. Tipo, lui ha usato due Estus fino a mo. Fa male quest'arma? Ah, l'ho portata al massimo. No, 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 vai safe, vai safe, vai safe. A poca vita, gioca safe, non lasciare. Sì, puttana, sono 6 live che cerco di ucciderti, mi stai sul cazzo, mi stai sul cazzo, sì, grande Pendulum, sei un cazzo di mito. Chiunque tu sia, ti adoro. Sei un grande. Allora, è crashata la scheda video a un certo punto della live, infatti bello. Guarda, ho dovuto ricominciare. Sei un cazzo di mito, davvero, i miei più sentiti complimenti, sei la persona più forte che io abbia mai visto giocare a Dark Souls. E tutti i miei amici giocano a Dark Souls. Signori, allora, io dico che oggi abbiamo fatto troppo. 3 boss oggi. Buona. 3 boss, l'armatura dell'ammazza draghi. Ho visto, arrivo giusto in tempo per fare i saluti, insomma. Sì. Cioè, ah beh, tu non hai visto su WhatsApp però. Ah sì, hai visto. No, no, questa è la droppa dopo che uccidi il principe senza nome. Sì, Artorias o Pendulum, come vuoi che ti chiamo. Grazie mille, l'ho aggiunto su Steam. Uh-huh. Grazie mille. Allora, viaggiamo. E ti devo dire una cosa, ho portato lo spadone al massimo, lo possiamo usare in una mano. Non siamo in Fatroll. E ti dico quanto fa di danno? Mm. No, te lo faccio vedere, dai. Ti dico che scala ad S, ti basta. Au. Oh, aspetta, scusami. A volte me lo dimentico. Minchia! E l'altro fa meno male? Eh? Lo spadone, invece? Allora. 260. Okay. 200. E qual è che fa più male? 260. Questo perché scala S. 260 a 300. Questo ci fa molti meno danni. Perché scala S sto qua.
Allora, abbiamo anche 70.000 anime. Io voglio vedere cosa si può fare con l'anima di questa puttana, perché non vedo l'ora di bruciarla. 10.000 anime. Ah, ho fatto da solo. No, anzi, con un tizio che ho evocato random. Ho fatto anche Aldrich. 4 boss oggi. Allora, l'anima del Resenzanome non la uso, perché ci tengo troppo. Frede, possiamo fare le doppie cose e la rosa di Ariandel. Per imitare Ariandel, perché sai che mi sa che la uso? Vaffanculo. L'anello di Avel. Eh sì. L'abbiamo già preso. Sì. Ah. Signori, leggiamo un attimo la descrizione di quest'anima per poi bruciarla e non vederla mai più. Anima di sorella Freide, una delle anime corrotte, intrise di potere, usala per acquisire numerose anime o trasferiscila per estrarre dalla forza. Beh, Freide fu la prima cenere a mettere piede nel dipinto, ma lei e il padre scelsero la corruzione piuttosto che il fuoco purificatore. Ah, ok, è una cenere lei, quindi. Ok, quindi la usiamo. Quante anime ci darà? Bimbi bim bim bam. 20.000 anime, ma è anche troppe, dai. Ho fatto qualche level up, come potrai notare. Tipo, forse già a 40. Portiamo tempra su e vita su. E porta il vigore su, scusa. Vigore l'ho portato su di uno. Già. Ok, dai, vigore. Vigore e vita. E ci siamo. E violenza sta diventando sempre più ignorante. E a lei ho portato un bel po' di generi. E la prossima cosa che acquisterò, perché è figo, è il set del Nameless King. Questo è bellissimo. La parrucca. La voglio. Anzi, fanculo. La posso mettere senza andare in fat roll? Mi sa di no. Mi sa di no. Sì. Abbiamo il parrucchino. Abbiamo il parrucchino. È bellissimo. Rin, scusami, ma non è stata, diciamo, una scelta... non l'abbiamo fatto apposta, ma è bellissimo. Io voglio vederlo da vicino. Mi devo compenetrare con qualcosa. Aspetta. Sembra Renato Zero. Dio. Renato Zero, guardalo. Comunque, signori, noi vi ringraziamo tutti tantissimo per averci seguito. Anzi, per avermi seguito, perché lui è arrivato adesso ed è stronzo. Ringraziamo tantissimo per avermi seguito. Intanto tolgo un attimo la password del matchmaking, casomai me la dimentico. Indovina un po' qual era la password. Wow. Tolgo la password prima che me lo dimentico. Signori, noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito. Spero davvero di rivedervi in live nei prossimi giorni. Vi ricordo che se volete trovarmi in live con dei giochi un pochino più easy, tipo Minecraft, COD, roba del genere, potete trovarmi sul mio canale di Twitch, che è 96DJBit, che se con si bevono le pozioni, che potete trovarmi, com'era per fare la DJBit? DJBit, se non sbaglio. DJBit, vediamo. Sì. Ok, poi se volete potete seguirmi anche lì, se volete vedermi in live tutti i giorni della settimana, tranne il mercoledì e la domenica, perché streamo sul canale di Gameslayer Corps. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi invito a passare dalla pagina Facebook, da YouTube, dal sito web, se volete rivedere questa live la troverete su YouTube. Grazie davvero tantissimo, spero di avervi tenuto compagnia per queste quasi 3 ore, manca poco alla fine delle 3 ore, abbiamo fatto davvero troppa troppa roba oggi per continuare a giocare, perché se non finisco il gioco non ha senso, anche perché tipo ci mancano 3 boss per abbiamo finito, era ora di giocare. E poi ci saranno i DLC. Buonanotte a tutti, buon proseguimento di serata, grazie a tutti quelli che hanno lasciato il follow, grazie mille a Pendulum, ma anche a Koito e chi? Tikoitok. Chi ce l'ha? E che è questo tipo che mi ha dato un sacco di consigli in live su dove trovare gli oggetti. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a tutti i follow. Non sei DJBit, Mastrofell è tutto. Buonanotte o buon proseguimento di serata. Ora dobbiamo stare 30 secondi fermi come a fine di ogni live, perché sennò Twitch ci taglia le stream. Mannequin challenge. Mi sta giocando la mascella. Aia.